Benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Quest'oggi è venerdì, ormai avete imparato che il venerdì è la giornata che noi dedichiamo in toto ad argomenti di cultura e spettacoli. Oggi siamo doppiamente fra amici, nel senso che nella prima parte avete già visto, è con noi Rossana Poletti, direttore dell'Associazione Internazionale dell'Operetta. Grazie per essere tornata nei nostri studi. Grazie a voi. Nella seconda parte invece avremo il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Gambassi. Allora, 20 giugno, save the date, come si dice, ricordatevi questa data perché parte poi il Festival dell'Operetta, in fin dei conti. Esatto, parte con la nostra prima produzione. È una tanto attesa, mi dicono gli addetti ai lavori, La Quacchetta di Pietri. È un'operetta che è quasi una commedia italiana, anzi, per dire la verità, è proprio così, anzi, così fu proprio chiamata nel 1920, quando debuttò il giornale, il Corriere della Sera scrisse, è nata l'operetta italiana. È una storia simpatica, divertente, si parla di una quacquetta, quieta, che non è l'acqua che scorre sull'Arno, perché si svolge a Firenze la Vero. storia, non è l'acqua che scorre quieta sull'Arno, che invece ogni tanto è imprevedibile. È la storia di una ragazza che è timida, che sembra sempre la brava figliola, quella che si comporta bene, che invece a un Invece. certo punto fa una birichinata, scappa di casa col suo innamorato. Però poi ovviamente, come sempre nell'operetta, tutto finisce bene, torna a casa e quando torna a casa poi si sposa con l'innamorato che lei ha scelto. L'avete tenuta sulla Eh Toscana? sì, Avete, ok, proprio. beh, è una commedia di Augusto Novelli. Novelli Ah sì, beh, Novelli e Gallina è Kate, stato un acqua, grande Gallina commediografo. Vecchia, che ho Sì, è sbagliato. stato un grande commediografo fiorentino che a fine Ottocento decise che la commedia invernacola, la commedia fiorentina doveva rinascere perché evidentemente aveva avuto dei momenti di calo e cominciò a scrivere delle belle commedie, tra queste La Quacchetta. Che il nostro Giuseppe Pietri, il nostro musicista Giuseppe Pietri, musicò e fu uno straordinario successo. Anche se i commentatori, musicologi, gli studiosi dell'operetta affermano che il grande successo di Pietri fu Addio Giovinezza, che è precedente alla Quacchetta. Dicono che sia il suo capolavoro. In realtà Addio Giovinezza è un'operetta straordinaria con delle musiche veramente straordinarie. Però ecco, La Quacchetta Non è da meno. non è da meno, non è seconda, e poi la storia è simpatica, è divertente, ci sono dentro tante piccole gag. È un'operetta, al di là del fatto che si parla in vernacolo e che quindi Ah, già è vero, i nostri dovranno. cantanti attori dovranno fare la ho la ho la annuccia calda. Questo mi fa. E vedremo se ce la faranno, ma a parte questa trasformazione della C in H aspirata, Ecco. che sarà l'unica caratterizzazione toscana, per il resto è una commedia che sta nelle corde proprio dei nostri artisti, della Zanetti, che fa la quacchetta, che la spiccia e la tutta perfetta per questo ruolo, della Marzia Postonia, che fa sua sorella, che invece Quella più. è più vivace, che però si comporta bene, si fidanza alla luce È del perché quasi sempre sole, così, no? e si è sempre con Poi sé, sì. adesso. Sono quelle che sono come le bronze sotto la cenere, se dice Trieste. E poi ci sono i nostri attori, c'è Colautti, c'è Giorgini, insomma, c'è un po' tutto aspetta che mi metti che non mi dimentico qualcheduno. Sì, per Beh, amor di Dio. e poi dopo ovviamente non manca Andrea Binetti, non pensate che ce lo siamo persi per strada, Che perché ruolo fa? assolutamente lui fa Stinky. Ah, vabbè, Stinky, sì, Stinky. E giusto. lui è quello, lui insieme a cosa, come si chiama, a Ulisse, a Giorgini, sono quelli che tirano i I cavalli, vetturai, fanno il duo dei com'è bello trainare i cavalli, carrozzino, il duo sì. dei cavalli, quelle cose lì, sì, che sono conosciute al pubblico triestino. Poi c'è il coro della Rificolona finale, molto, molto, molto famoso, molto noto, molto Questo è divertente. il primo spettacolo, Questo è il primo adesso. spettacolo, cominciamo il 20, il 21 al Politeama Rossetto.
Rossetti. Non abbiamo detto. Sono due serate alle 20:30, come sempre. La prossima settimana, dopo il 1° maggio, comincia la prevendita. Okay. Stiamo preparando tutto il materiale promozionale. Dobbiamo anticipare, anche se se usciamo un po'. Noi siamo, come Festival dell'Operetta, siamo inseriti nella Trieste Estate del Comune di Trieste. So che il Comune sta mettendo a punto la promozione e tutto quanto, però noi siamo già molto in ritardo, dobbiamo proprio accelerare e cominciare la prevendita, perché un mese vola come il vento. Ah sì sì, come il vento. Sono sì. Perfettamente consapevole, come si diceva in un... C'è l'orchestra, c'è la FVG Orchestra, diretta dal maestro Romolo Gessi, c'è la regia di Binetti. C'è Binetti che ha riscritto ovviamente il testo di questa operetta, perché oggi come oggi pensare di fare far sedere il pubblico 3 ore e mezza, 3 atti e bim bum bam, come una volta, non è il caso. Noi facciamo sempre delle piccole riduzioni, si taglia qualche personaggio minore, quelli che proprio vengono dentro e dicono il pranzo è servito e poi tornano fuori. Oggi sono in vena. Sì, sì. Si fa questa riduzione, lui sta lavorando su questo testo, sulla riduzione di questo testo, e ne verrà fuori come sempre, come è stato in questi anni passati, di 3 anni di operette che produciamo. Perché avete scelto questa? Allora, da tempo c'è un impegno su Pietri, perché Pietri ebbe dei figli, uno di questi fu primario a Trieste, il famoso adesso. Professor Pietri, che io personalmente ho conosciuto molto bene, mi ricordo perché mi correva dietro, avevo appena acquistato un forno a microonde, mi correva dietro dicendomi, signora, il forno a microonde è pericolosissimo, perché evidentemente non conosceva, ancora c'era questa leggenda che il microonde fosse pericoloso, sì. In realtà il forno a microonde, certo se ci metti la mano dentro della cucina, ma di fatto se tu chiudi la porta e stai lontano, il forno a microonde cucina il cibo e poi le onde finiscono. Perché chiudono, non si propagano oltre. E insomma, ho un ricordo del professor Pietri, eravamo con buoni conoscenti e c'è stato questo bisogno, già da tempo parliamo di fare un omaggio a Pietri, poi ci siamo stati anche contattati dal figlio che ha recuperato tutti i materiali del padre, del nonno, e che quindi probabilmente, anche prossimamente speriamo, di riuscire a portare in mostra qua a Trieste, perché in qualche modo Pietri lo sentiamo un po' come un padre nostro, lo sentiamo come una persona che in qualche maniera su Trieste ha avuto un po' di influenza, proprio per questa presenza del figlio che è stato sempre appassionato dell'operetta, la seguiva quando era a Trieste eccetera, e quindi è venuto gioco forza nel momento in cui si sceglieva un colosso dell'operetta per la parte, diciamo, dell'operetta danubiana, che sarà il Verdi in agosto e sarà Contessa Maritza. Noi abbiamo fatto 2 anni fa la Principessa della Ciarda, e quest'anno sono i 20, che erano i 100 anni della Principessa della Ciarda, quest'anno sono i 100 anni di Contessa Maritza, e quindi proponiamo Contessa Maritza. È un'operetta che ha musiche straordinarie, siamo convinti, consapevoli, siamo convinti che sia giusto farla all'interno del Verdi, perché c'è un grande coro, una grande orchestra, c'è una struttura teatrale che aiuta a mettere in scena un capolavoro come questa operetta di Kalman. Tra l'altro, quando noi parliamo, c'è sempre questa... quando si parla di operetta e quando si parla per esempio di musical, è più facile pensare, è più facile tracciare, come posso dire, un filo rosso che collega, abbiamo parlato parecchie volte, la tarda produzione di operetta alla prima produzione di musical, no? Ci sono delle operette che sono dei musical, sì. Ballo al Savoy potrebbe essere anche una di queste. Quando si parla di, poiché non si può parlare di musical italiani, perché noi non abbiamo una tradizione di musical, però noi abbiamo questa tradizione
di commedia musicale che ha in Garinea Garinea Giovannini, Giovannini, sì, certo. molto probabilmente, se io mi ricordo qualcosa di Acqua Cheta, di una storica versione televisiva, probabilmente questa è per il vernacolo, è per tutta una serie di Commedia cose, potrebbe essere musicale italiana. un'anticipazione Sì, sicuro. dei toni delle commedie musicali Sì. italiane, che sono molto più intime, a Sì. parte per esempio, ecco, vedi, delle volte ne discuto molto spesso di come poco si vedano in giro per i teatri italiani certi testi, è ben vero per esempio che, per ragioni che immagino tra l'altro, ma per esempio non capisco perché non si rispolveri di Garinea e Giovannini La Granduchessa e i Camerieri, che è una commedia musicale molto sontuosa, però sempre commedia musicale, ecco, mai musical, Sono generi completamente completamente diversi. diversi, Io non sono d'accordo sul fatto che il musical, sia il successore dell'operetta, per due ordini di motivi. Uno, perché musicalmente sono due cose completamente sì. diverse, nel senso che poi il musical vira su un genere musicale completamente diverso. Secondariamente, ma forse la più importante, per il tono, l'operetta ha sempre lieti fini e sono sempre storie di Sì, il amori, di musical non è amori, detto. Sì. Sì, sia che sia l'operetta danubiana che parla di principi, principesse, conte, contese, ma anche Offenbach che trattava del secondo impero francese, sì, sì. aveva anche lì, aveva i principi, re, contese, eccetera, i parvenu, che lui prendeva in giro particolarmente i parvenu, i nuovi arricchiti francesi che scimmiottavano i nobili, ma l'operetta italiana, che comincia appunto con Pietri, con Lombardo, con Costa, che sono i massimi esponenti, perché ce ne sono tanti, che sono Sì. completamente dimenticati. E questi qua mettono in campo il popolo, la gente semplice, come dice l'enciclopedia dell'operetta, le sertine, i falegnami, i nocchieri, insomma, gente semplicissima, gente del popolo, e racconta le storie del popolo, e un po' anche la commedia musicale Che poi italiana. se vogliamo tutto questo si trasla anche nella commedia cinematografica italiana per certi Esatto, aspetti, insomma, adesso esatto. diciamo la Mentre il verità. musical ha una Sì. componente tutta drammatica, un po' come è il melodramma. Ecco, se vorremmo dire, il musical è la risposta americana, inglese, successiva a quello che è stato il melodramma dell'Ottocento italiano, fino a Puccini. Tra l'altro, se pensiamo che quelli che vengono considerati, magari, come dire, tirando anche per i capelli in un caso, ma quelli che vengono considerati alcuni, insomma, musical per eccellenza come Porgy and Bess e West Side Beh, Story, sono insomma, opere. non sono, sì, ma poi anche appunto il tono Sì. non è Da certamente operetta, da assolutamente, operetta, non neanche è da certamente commedia. allegro, Sì, ecco, siamo insomma, sul dramma, siamo ecco, sul siamo dramma. su un Però altro insomma, voglio dire, filone. è bello discutere di queste cose Sì, perché sì, insomma sì, si sì. discute di capisaldi Sì, proprio. sì. Allora, No, non finisce qua, ecco, difatti, temevo la. No, No. noi allora abbiamo parlato, detto in giugno a Rossetti l'Acqua Cheta, in agosto 8, 10, 11 date da confermare, ma insomma siamo lì, 8, 10 agosto la Contessa Maritza di Kalman, in mezzo il 16 luglio ci sarà un concerto scenico, un po' come è stato l'anno scorso con la Vedova Allegra, ci sarà questo Sogno di un valzer di Oscar Strauss. Strauss con una S sola, non è il Strauss, è quello che è più famoso, il Johann famoso. Sogno di un valzer è una operettina straordinaria, bellissima, delicata, racconta di una Vienna, no, nobile ma anche gentile, delicata, insomma, è una chicca. E dopo il 20 di luglio torniamo al Castello di San Giusto, perché Sogno di un valzer è sempre fatto al Verdi, con un quartetto di musicisti del Verdi, probabilmente tutto femmine, probabilmente, stiamo cercando la quarta femmina che ci manca. No, sarà una sorpresa. E poi, tutti i nostri cantanti e artisti. E poi torniamo al Scusa, 20. questo col quartetto, che cosa sarà? Il sogno di un valzer. Ah, ho capito. Sogno di un Sì, valzer è ho una cosa. capito. Perché nell'operetta a suonare
c'è l'orchestrina femminile fatta di tutte donne. Allora abbiamo detto, beh, cerchiamo di Un po', ho trovare, capito, se ho capito. riusciamo, però ci manca un pezzo, ma sarà una sorpresa. Sarà sicuramente una sorpresa. Poi ritorniamo a San Giusto. Unica data di Operetta San Giusto, perché fare l'Operetta San Giusto Solito, è è impossibile. impossibile. Poi quest'anno in particolare la situazione è resa molto complicata da altre vicende su San Giusto, ma un'unica data, il 20 di luglio, facciamo lo spettacolo sulla Vedova Allegra, che ha avuto uno straordinario successo quest'inverno ad Aosta. Noi siamo andati il 10 di gennaio ad Aosta con Ti racconto la Vedova Allegra, che è una sintesi della vedova con le due coppie di innamorati, sono sempre quelle, l'Anna Glavari e Danilo, e poi il Valencien e Camillo de Rossillon, più tre attori che interpretano dei ruoli e raccontano le parti, fanno da connettori alle parti mancanti, diciamo così, per farla più stringente. Ed è stato uno straordinario successo d'Aosta. Abbiamo avuto 6 chiamate per i bis. Quindi spero che, nonostante il pubblico di Trieste l'anno scorso abbia visto un'altra Vedova Allegra sempre in forma di concerto scenico Alberti, mi auguro che quest'anno tornino a vedere anche questa produzione, che è diversa da quella dell'anno scorso. Ed è molto divertente, molto simpatica, perché in campo abbiamo tre attori comici, che sono la Marzia Postonia, Gualtiero Giorgini e Alessio Colautti, che se le fanno, se le dicono, Sì, se le beh, mi è cantano, se solo le l'idea. raccontano, e ci hanno fatto morire da ridere anche ad Aosta. E guardate che quando andiamo in giro con l'operetta abbiamo sempre la preoccupazione che la comicità non venga colta. Non tutte le piazze sono uguali. Adesso eravamo proprio sabato scorso a Pavia e il pubblico di Pavia si è divertito in maniera strepitosa. Stiamo andando in giro per il mondo. Ebbene, Stiamo andando in questo giro per il mondo, sì. E ci fa molto mi piacere hanno anche detto che una farlo. delle piazze più difficili per la comicità, eccetera, sia Napoli. Dicono che i napoletani sono cioè, esigentissimi per quanto riguarda la comicità. Dovrò chiedere a Davide Calabrese No, no, se no, no, questo è vero. Ho a Napoli non ci sentito, siamo mai stati. dimmi Beh, pian piano. chissà, non si sa mai, non si sa mai. Non Pian piano. si sa mai che non chiudiamo le porte alle No, beh, possibilità ci varie. mancherebbe altro. Ma io so di Roma, so che Roma è una città in cui far spettacolo è molto, molto difficile. C'è la storia del gatto morto Ah che sì, che quella è vera. girava, quella vera, sì, Sì, del sì, gatto sì, sì. morto che girava, ma questa, che sia vera o non sia vera, Però è rappresenta che sì, comunque, comunque se una sì. descrizione di quello che è il pubblico romano. Ovviamente gli anni sono passati, eccetera. Bisogna anche trovare i teatri giusti in cui andare, perché ogni teatro ha il suo pubblico, sì, no, ma non è così non è semplice, sì. semplice. Però mi dicevano che Napoli è la Più ostica. più ostica per i comici. Ma io ho Chissà. avuto, noi abbiamo avuto qualche difficoltà su Gorizia, devo dire la verità. Non sempre è stata una piazza in cui vedevamo il pubblico entusiasmarsi, ecco. Devo dire la verità, non è, forse la più difficile per noi Ma va, è stata Gorizia, perché sì. questo è E veramente. così a noi è capitato più volte di avere un pubblico che dopo alla fine si impizzava, ma all'inizio, come disi Binetti, tirarli fuori con le tenaglie. Invece i triestini sono meno diesel adesso, mi hanno detto. Ma allora, secondo me i tempi sono cambiati, anche in questo senso. I triestini sono comunque Esigenti. esigenti. Comunque, se qualcosa non va, non te la fanno passare. Guarda Alverdi, quando c'è un cantante che non va, se si accorge tranquillamente, perché gli applausi vroom, calano. Sì, non dico che arrivino fischi, perché magari non siamo così maleducati proprio, perché un cantante magari può avere una giornata storta, Sì, una defiance sono può tante le esserci, sì. motivazioni per cui un giorno non fa bene. Però diciamo che però fanno notare il proprio dissenso, il proprio così, i triestini. Poi, per quello che ci riguarda, noi in questi ultimi anni abbiamo sempre notato un grande calore. Devo dire la verità che su alcuni spettacoli abbiamo avuto la standing ovation. Vengo a quello che ripresenteremo per l'ennesima volta quest'anno, però in Piazza Verdi, perché l'assessore Rossi ci
ci ha detto fatelo in Piazza Verdi, perché l'ha visto a Rossetti l'anno scorso, ha detto beh, ormai l'avete fatto, l'avete strafatto, adesso lo portate in Piazza Verdi perché io lo voglio per tutta la piazza porta 2000 persone, io voglio vedere, e quindi abbiamo consentito Ubi Maior Minor Cetra, se il comun comanda, noi eseguimo. E quindi andremo il 9 di agosto, andremo con Disney Music in Piazza Verdi, lì alla fine dello spettacolo a Rossetti. Beh, questo... ci sono state le Stand Innovation. Però c'è da dire che a seconda di dove lo fai uno spettacolo ha valenze diverse. Allora, Disney Music l'abbiamo fatto anche a Grado a dicembre, è stato un successo spaventoso anche a Grado, che non se l'aspettavano perché la gente di Grado, là dei intorni, sono venuti ma per vedere uno spettacolino, poi quando si sono trovati cinque musicisti di straordinaria capacità e cinque cantanti di altrettanta straordinaria capacità, abbiamo sui social, ci scrivevano quando lo ripetete, no, era veramente vabbè. Però al Rossetti, vuoi per la parte tecnica dei tecnici del Rossetti, che era stata straordinaria, le luci, la preparazione del palcoscenico, lì c'è stato tutto un crescendo che ti dico, alla fine dello spettacolo c'era la Stand Innovation, sì, 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 ed era doverosa perché avevamo cinque musicisti straordinari e cinque cantanti altrettanto. C'è anche Sticotti, però. Sticotti, questo sì. È... Sticotti, la Seculin, la Colummi, la Marsi e Abbracciavento, che è l'unico che è venuto da fuori, insomma, è l'unico nostro new entry. E poi c'è Marco Steffè, che ha la direzione. È veramente molto piacevole. Sì, uno spettacolo straordinario, ripeteremo. Ecco, ovviamente in Piazza Verdi non ci si possono aspettare le luci, le immagini nel retropalco, no? Queste cose in un palco estivo sono impossibili. Però la qualità dei testi, delle elaborazioni musicali, degli adattamenti musicali, le voci, eccetera, sono talmente straordinarie che. E poi abbiamo ancora un omaggio, l'avevamo previsto, abbiamo un omaggio a Tim Rice. Tim Rice è il lyricist di Weber e di tantissimi musical della Disney, no, e non solo, come Lloyd Webber è stato insignito del titolo di Sir dalla regina Elisabetta, e quest'anno fa 80 anni, è stato nostro premio internazionale d'operetta, una persona straordinaria, sì, deliziosa, che mi ha mandato e conservo gelosamente un bigliettino di ringraziamento per il trattamento ricevuto qua a Trieste alla consegna del premio, e gli dedicheremo un omaggio. Buon compleanno Sir Tim Rice. Questo quando? C'è il 12 data? Di agosto al Museo Sartorio. Quest'anno il Sartorio, dice l'assessore, avrà maggior capienza, supereremo i 200 posti. Beh, il Sartorio è un gioiellino, e come museo, sì, e sì, mi dicono anche luogo per... Sì, noi ci siamo trovati molto bene, ma però avevamo questo limite di capienza di 160 posti, quest'anno aumentano la capienza, 200 a sedere, poi più anche qualcuno in piedi in più, ma ci sono spazi anche dove accomodarsi nel parco, quindi siamo molto contenti di farlo. Dopo abbiamo tante altre cose, ma non nel Festival dell'Operetta. Allora, c'è già tutto il programma da qualche parte dove si può... Io lo sto preparando tutto quanto. La Quacheta, c'è da dire che il Comune di Trieste ha dato l'incarico al Teatro Verdi di preparare un deplia, un manifesto, un qualcosa, con un logo particolare che uscirà con il suono di Trieste in bilingue, The Sound of Trieste, anche in inglese, con tutti gli eventi che sono del Teatro Verdi, dell'operetta, con il Festival dell'Operetta e della musica e della società dei concerti, perché il Verdi quest'estate fa la Turandot, ma poi fa anche tanti altri concerti che non sto io a dirveli, e quindi di conseguenza verrà fuori anche un manifesto onnicomprensivo di queste tre realtà. Allora, io ringrazio Rossana Poletti, che è il direttore dell'Associazione Internazionale dell'Operetta. Buon lavoro, ma tanto, grazie, insomma, comunque ci rivedremo, se non con te, sicuramente con qualcuno dei tuoi, come si dice. Adesso andiamo in pubblicità e poi rimaniamo in ambito teatro, perché sarà con noi il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Gambassi.
Allora, stavamo discutendo assieme al presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Granbassi, che è il nostro ospite, di una storia collegata a Six, lo spettacolo che è in scena fino a domenica. Un successo travolgente, la prima era, insomma, il teatro è letteralmente esploso. Fra l'altro, la settimana precedente, io devo sottolinearlo ancora una volta, non perché sia amico di Davide Calabrese, perché se Davide Calabrese facesse una scemenza lo direi, però anche lo spettacolo degli Oblivion Tutorial è stato accolto da un vero e proprio trionfo, insomma, no? Avercene di problemi come questi. Certo, non sono problemi, anzi. Sicuramente, così, la stagione sta andando verso la parte terminale, adesso si chiuderà il 18 maggio all'interno del Teatro Rossetti con un concerto di un artista che è stato già beniamino nel nostro pubblico, perché l'abbiamo visto nel ruolo di Raoul nel Phantom of the Opera, ma lo rivedremo nel ruolo di Javert nei Miserabili. E stiamo parlando di Bradley Jaden, che ci ha annunciato che tra l'altro si porterà qui a Trieste Lucy Jones, che è una cantante straordinaria, ha partecipato all'Eurovision Contest per quanto riguarda la Gran Bretagna, è stata interprete e protagonista di alcuni dei più grandi musical del West End, ha fatto Wicked, ha fatto Les Miserables, ha fatto Rent in ruoli molto importanti, è stata Maureen in Rent ad esempio, è stata Fantine in Les Miserables, quindi sempre così con ruoli importanti. Aveva iniziato parallelamente alla carriera teatrale, ha iniziato e sta portando avanti con grande successo anche una carriera televisiva, quindi è una superstar e sarà sicuramente un piacere sentirli, ma non saranno solo loro due. Ha fatto anche lei l'ispettore Barnaby? Ha fatto anche lei l'ispettore Barnaby, esattamente. Ha fatto anche lei l'ispettore Barnaby e ci sarà anche Luca Gaudiano, che ricordiamo era all'interno del cast di Phantom of the Opera. E poi mi diceva Stefano Kuhl che sì, ha sostituito anche Ramin Karimlo in una o due date a Milano, quando Karimlo ha avuto un'indisposizione, ed è stato un trionfo per Luca Gaudiano, perché riuscirà così farsi perdonare di sostituire Ramin con un pubblico che veniva così dall'altra parte del mondo per vederlo, e un pubblico che l'ha applaudito tanto, evidentemente è stato un grande Phantom anche Luca. Questo ha vinto peraltro anche l'anno scorso, due anni fa, il Tale Quale Show. E tra l'altro, adesso, insomma, non possiamo rivelare certe cose, ma insomma potrebbe darsi che per lui ci sia in ballo anche qualche cosa di importante a livello di carriera, ma insomma io lo so, ma non posso dirlo. No, questa cosa che diceva Francesco è un po' la condanna che hanno i sostituti, non è bello, però quando in genere prima dell'inizio degli spettacoli arriva la voce nella performance di questa sera, il ruolo di, c'è sempre da parte del pubblico un momento di... Si sente un po' di brusio. Io ricordo quando vidi a Londra My Fair Lady con Jonathan Pryce, ad un certo punto anche lì dicono nella performance di questa sera il ruolo di, tutti quanti erano, temevano che fosse sostituito Jonathan Pryce, invece era un altro presidente, poi anche dopo come una sorta di... Comunque Gaudiano è stato veramente un ottimo sostituto di un grandissimo Carmelo. In questi giorni hai accennato, appunto, ha debuttato Six l'altro ieri, e veramente una serata incredibile, pienissima di giovani, veramente il teatro era... così c'era questa atmosfera di freschezza, d'allegria, di gioia, e un pubblico intergenerazionale sicuramente, ma veramente tanti giovani e anche persone magari di altri mondi nell'ambito musicale. Mi ha fatto molto piacere vedere Daniela Barcellona presente. Sì, mi hanno detto, io non l'ho vista, ma me l'hanno detto, che era entusiasta dello spettacolo, proprio si è molto divertita. Peraltro questa questione dell'intergenerazionalità è una parola difficile da pronunciare, mi pare che stia diventando una caratteristica del pubblico del Rossetti, indipendentemente dalla questione scuole, che è un altro discorso, però insomma è facile, tu
insomma, vai spesso, guardi in platea chi c'è, chi non c'è, eccetera. Non c'è solo un cambio generazionale che è dato anche da questioni, diciamo, fisiologiche. Si nota che c'è proprio veramente un ringiovanimento del pubblico, anche per spettacoli che sulla carta potrebbero non sembrare richiamare necessariamente un pubblico giovane. Verissimo, mi fa piacere che questo sia stato notato, ma sono anche i numeri reali che ce lo confermano. Per me è bellissimo riuscire a vedere magari in uno spettacolo come Six, che è votato naturalmente ad un pubblico giovane per il tipo di musica che propone, per il tipo di allestimento che propone, vedere persone magari over 80, over 90, perché no? E al contrario, vedere per spettacoli magari considerati più classici o con attori che non sono più giovani. Faccio l'esempio di Gabriele Lavi, a vedere un pubblico molto giovane, e a Rossetti ormai da qualche anno così abbiamo capito che non esiste più un pubblico del teatro, ma esistono tanti pubblici per il teatro, e noi cerchiamo così di assecondare questa tendenza, che è un bene naturalmente, perché riuscire ad avvicinare più persone al teatro è sempre un punto a favore della cultura, indubbiamente, sotto le sue diverse forme. Tra l'altro, per esempio, un altro, io vidi lo spettacolo di Umberto Orsini alla domenica pomeriggio, e diciamo la domenica pomeriggio di solito era territorio di persone di una certa età. Il mio amico e collega Marco Stabile direbbe che si sentiva più naftalina che negli scaffali di Toso. Invece devo dire la verità che non è più così, e specialmente poi, tra l'altro, in quello spettacolo la storia di Ivan Karamazov era anche pieno di giovani la domenica pomeriggio, e quello è stato anche veramente uno degli spettacoli più belli che abbia visto. Stesso discorso per quello di Lavia. Beh sì, parliamo di due grandissimi nomi del teatro italiano, ecco, due dei più grandi sicuramente, che calcano ancora le scene. Quando presentate la prossima stagione? Perché l'anno scorso avete giocato un tiro mancino anche a noi, per esempio, perché dovete sapere che ci sono, come dire, degli appuntamenti calendarizzati che anche per il nostro lavoro, come posso dire, ti sono ormai messi in scadenza. Sì, messi in scadenza. Tu sai che succede, l'assemblea dei soci delle generali arriva fra intorno 25 aprile, 1 maggio, l'inaugurazione dell'anno giudiziario è un sabato di gennaio, insomma sappiamo che ci sono delle cose. Quando l'altro anno io ho visto che la presentazione della stagione dei Rossetti era in giugno, ho detto ma forse leggo male. E invece no. L'anticipate anche quest'anno rispetto alla tradizione o come dire, segniamoci giugno ormai d'ora in poi come tradizione? Segnatevi anche quest'anno giugno, per noi è uno sforzo immane riuscire ad anticipare di alcuni mesi rispetto alla tradizione la presentazione della nostra stagione, però è uno sforzo che facciamo molto volentieri, perché capiamo che il pubblico lo apprezza, c'ha più tempo per scegliere, per decidere rispetto al debutto della stagione, capire che formula d'abbonamento prenotare, quali spettacoli mettere nel mirino in calendario, quindi è così una cosa che vogliamo fare proprio per il nostro pubblico, riuscire a presentarla con anticipo, e ritengo che anche quest'anno sarà giugno, fine giugno. A fine giugno, fine boh, allora giugno, sono in turno, perché l'altro anno è capitato quando io ero in ferie. Accidenti. Ma capita sempre così, quando è successo il casino in Russia con Gorbaciov, Yeltsin, eccetera, Volcic era in ferie, adesso non voglio paragonarmi minimamente, ma molto spesso capitano cose di questo genere, insomma. Comunque Stabile mi ha sostituito più che degnamente l'altro anno. Anzi, manderei lui anche quest'anno, per dire la verità. Allora, che cosa vi sta dicendo questa stagione? Perché immagino che i bilanci, un certo tipo di bilancio si fa alla fine, però si fa anche un bilancio in corso d'opera. Certo. Ci sta dando tante indicazioni questa stagione, ci sta dicendo che in Italia, e non parlo soltanto di Trieste o di Friuli Venezia Giulia, ma in Italia esiste un pubblico che è disponibile a muoversi nel momento in cui offri spettacoli interessanti. Ho capito. Ci sta dicendo che così la scelta del Rossetti di essere
innovatore nell'offerta paga. Faccio l'esempio appunto dello spettacolo che abbiamo in corso in questi giorni. Ieri, così per citare soltanto qualche episodio, ieri abbiamo avuto un pullman di 50 ragazzi che sono arrivati da Bologna, sono tutti allievi della Bernstein School. Attenti che la Bernstein School è che ha formato dove... signori anche artisti. Anche Berdini, perché... tra l'altro. Prego? Anche Berdini, questo magari non so come mai sia ancora aperta, ma questo è un altro discorso. Ma anche gli Oblivion e più di qualcuno. E, tra l'altro ci sono anche dei triestini molto qualificati che hanno insegnato la Bernstein. Seculin, sì, esatto, sì, certamente. No, la Bernstein è un nome. La signora scuola, e ci ha fatto molto piacere ospitare questi ragazzi. Sono arrivati due ragazzi napoletani entusiasti dello spettacolo, che sono arrivati da Napoli per vedere Six, uno tra l'altro un influencer da 1.600.000 follower. Sì, insegna inglese da napoletano, fantastico. E gli dice: da noi non esiste un'offerta di questo genere. Ci avevano conosciuto tramite Phantom, sono tornati adesso. Ah, ma forse era quello che aveva anche intervistato, perché io ho una io becco i napoletani a distanza. Ma in più, anche questa volta qua, con numeri ovviamente inferiori, anche perché le repliche sono inferiori rispetto a Phantom. Cioè... E poi Phantom è un titolo conosciuto in tutto il mondo, questo è un titolo conosciuto in tutto il mondo, ma più di nicchia, naturalmente. Comunque, anche qua, come Phantom, si sono spostati da tutta Italia. Con Phantom eravamo arrivati a 103 province italiane, adesso siamo, mi pare, a 87 diverse province italiane, da cui arriva il pubblico, e un pubblico comunque anche da svariati paesi intorno al mondo. Quindi anche questo, cioè, ci fa capire che ogni tanto fare delle scelte che possono sembrare un po' azzardate, alla fine paga. Siamo l'unico teatro, siamo il primo e l'unico teatro che ha portato in Italia questo titolo. Tanto queste... Ma questo perché abbiamo evidentemente creato nel corso degli anni chiamiamolo un ecosistema triestino dello spettacolo dal vivo, nello specifico del musical, che appassiona, e il Rossetti viene visto ormai come un punto di riferimento internazionale per vedere certi spettacoli. Una volta dovremmo fare una puntata dedicata proprio al pubblico, perché voi avete adesso un sistema, mi raccontava Stefano Curti, che vi consente di, come dire, non soltanto di fare il conteggio, ma di profilare. Di profilare, ed è una cosa veramente molto affascinante, tra l'altro, è indicativa, per dire la verità, che meriterebbe appunto una puntata solo per questo. Una delle, come posso dire, degli asset che dal Rossetti poi si spostano in città è proprio questo, no? Cioè c'è gente che viene da fuori, crea un giro di interesse anche per la città, che non si limita, virgolette, ai locali limitrofi. Io l'altra estate, quando c'era il Phantom, sono andato in un locale della zona e dico: beh, avrete un po' di casino in sti giorni, e dicevo: avercene ogni settimana una roba di questo genere. Però voglio dire, questi dati poi si riverberano anche in città. Abbiamo letto l'altro anno di quanto poi sia rimasto in città della presenza del Phantom, però insomma è logico che c'è una ricaduta positiva anche sulla città. Cioè, sicuramente ci fa piacere poter contribuire ad elevare anche la qualità del turismo su Trieste, perché è chiaro che una persona appassionata di teatro è una persona che viene qua, dorme, mangia, spende, di conseguenza lascia sul territorio anche delle cifre considerevoli, che sono, senza nulla togliere ai grandi concerti anche da stadio, così via, ma sì, naturalmente sono apporti decisamente diversi e superiori in termini economici, ecco, rispetto alla birra e al panino, che può essere quello che consuma uno spettatore da stadio. Sono due cose completamente che si integrano, tutte vanno bene, per amor del cielo. Io ricordo che l'altro anno, il 16 luglio, che era il giorno di fine della presenza del Fantasma dell'Opera, c'era anche il concerto dei Maneskin, quindi insomma c'è spazio veramente per tutto e per tutti. Che cosa, so che questo è un argomento, però devo fare anche la domanda, che cosa invece vi sta dicendo la stagione, non dico di negativo, ma di... come posso dire, di necessità, intorno al quale è necessario probabilmente fare un ripensamento.
di negativo per fortuna niente. Non intendo... No, di negativo per fortuna niente. La cosa con la quale ci si confronta inevitabilmente è che non tutti gli spettacoli possono piacere a tutti, quindi qualche volta per certi spettacoli, per lo stesso spettacolo, riceviamo delle recensioni eccellenti e magari persone autorizzate ad esprimere un parere, perché magari molto appassionate, così ci dicono questo non mi è piaciuto, ma va bene così, perché sarebbe strano che piacesse sempre tutto a tutti, e quindi sono comunque opinioni di cui noi teniamo sempre costantemente conto, perché per noi il nostro pubblico è essenziale ed è la linfa vitale per il teatro ed è per il pubblico che noi lavoriamo, quindi ci fa piacere anche quando arrivano magari dei feedback che possono essere anche leggermente critici su certe scelte o su certe performance. Discutevo oggi con una collega, può sembrare strano, però quanto vi manca, quanto manca al teatro italiano, non necessariamente solo ed esclusivamente allo Stabile del Friuli Venezia Giulia, però quanto manca la contrazione della critica teatrale nei quotidiani? Ormai, credo che il Corriere della Sera non faccia più, fa critica teatrale forse un giorno solo alla settimana, dedicando anche delle volte poche righe agli spettacoli, eccetera. E qualcuno potrebbe dire, meglio per loro, così non hanno i giudizi negativi, però non è così, non funziona così. Sarebbe molto bello ci fosse, che esistesse ancora una critica autorevole, non di parte, perché appunto per tanti anni si è assistito a una critica a prescindere talvolta, che esaltava certi spettacoli che non avevano forse grandi ragioni per essere esaltati e magari non dava spazio ad altri spettacoli che quindi non sono stati premiati da questo punto di vista. Manca sicuramente una critica autorevole, trasparente e in buona fede. Ed è sicuramente un peccato, perché una critica fatta bene può aiutare molto il mondo del teatro. Anche quando è negativa. Perché no? Certamente, anche quando è negativa. Gli spettacoli spesso vengono presentati, ma poi non c'è una vera e propria recensione sullo spettacolo, che può diventare anche argomento di discussione. Noi abbiamo dei gruppi di abbonati soprattutto. E questi sono combattivi. Che fanno però una cosa molto bella, sono organizzati alcuni di loro, così non è una critica ufficiale, è una critica che rimane ufficiosa, ma il bello è che si organizzano la serata, vanno a Rossetti, si preparano lo spettacolo, vanno a cena, tra di loro parlano, criticano e poi ogni tanto ci mandano anche il resoconto, e questo ci fa enormemente piacere, ovviamente. Tra l'altro, così approfitto, visto che stiamo parlando così del settore teatrale, anche legato alla prosa, che per noi è fondamentale e vitale, e mi fa piacere dire che abbiamo ripreso la tournée col Mercato di Venezia. Siamo a Cagliari in questi giorni, abbiamo girato tutta l'Italia con lo spettacolo che ha aperto la stagione, con La coscienza di Zeno di Paolo Valerio. Che ha avuto un successo dappertutto. Travolgente. È stato lo spettacolo che ha fatto il più alto riempimento di sala in tutti i posti in cui è andato quest'anno. Ci stanno chiedendo di ripeterlo, di riproporlo, sicuramente verrà fatto, perché non siamo riusciti ad accontentare ovviamente tutte le piazze che lo volevano. Abbiamo ripreso col Mercante, sempre di Paolo Valerio, richiestissimo anche questo, e quindi diciamo che Rossetti gioca bene in casa, ma gioca altrettanto bene in trasferta con i propri spettacoli di produzione. Tra l'altro poi il giorno 10 di maggio verrà presentata la stagione, insomma, del Castello di Miramare, adesso senza anticipare troppo, perché insomma poi c'è anche una sorta di codice, così anche la gente poi capisce un po' anche come si lavora, insomma, no? Tornate anche quest'estate. Insomma. Torniamo anche quest'estate a Miramare, è un matrimonio che funziona molto bene, quello con Miramare, una location stupenda, la disponibilità della direttrice Adriana Contessa, del suo staff, il luogo piace, è ideale per fare un certo tipo di spettacoli. Ci sarà, questo possiamo già dirlo, insomma, la collaborazione verrà riconfermata con il Teatro Verdi, quindi questo mi fa molto piacere che i due grandi teatri della regione
confermino questa unità di intenti di lavorare assieme il più possibile e quindi sì, tra 2 settimane verrà presentato il cartellone completo e sarà comunque anche quest'anno una bellissima stagione. Io mi sono autocandidato, dovesse tornare Shakespeare in the Park, io mi sono candidato per recitare in inglese il sonetto 116. Fallo di nuovo presente al direttore perché quella... Insomma, avrei anche tempo, finito il lavoro, vado a Miramare, dico il sonetto in inglese, torno a casa e ce la faccio. Insomma, ribadirò la tua disponibilità. Sì, sono allora. Pagato, insomma, un po', poco va bene, ma insomma. Allora, no, per dire anche che, questo credo sia anche importante, l'altro giorno alcune persone mi hanno chiesto, ma torna, cioè... Quando la gente ti chiede torna perché ha già visto la cosa, significa aver messo un punto fermo. Certo, è vero. L'anno scorso, ricordo, così cito, una splendida serata che era stata completamente acquistata dal Rotary Club Trieste per i propri soci e degli ospiti di altri Rotary Club del Triveneto e anche loro mi hanno chiesto ma... Riusciamo a rifarla? quindi evidentemente è piaciuto molto. Allora, è logico che l'hai anche anticipato, insomma, quindi state già preparando la prossima stagione. Ci sono... Racconto un aneddoto a proposito di prossima sì. stagione. Ci sono alcuni titoli che sono già stati annunciati, chiaramente i due titoli mega per quanto riguarda il musical e comunque sarà una stagione che verrà molto arricchita ulteriormente con altre cose, ma... L'aneddoto è questo, l'altro giorno c'ero. Ci si sono presentate alcune persone che arrivavano da Venezia per entrare e per vedere Mamma Mia, soltanto che non hanno sbagliato di un'ora ad un giorno, hanno sbagliato di un anno. Io ero dietro a loro, tra l'altro. Hanno anticipato al 2024, tanta era la voglia di vederlo, quello che sarà nel 2025. Ma poi li avete fatti... non sono andati via. Allora, sono venuti in più giorni. Alcuni poi, quando è iniziato Six, hanno approfittato dell'occasione per vedere Six, visto che erano qua, poi anche... si sono colto la palla al balzo per vedere un altro grande musical. Dicevo che ci sono dei titoli di c'è una... adesso non rivelo niente. La prossima settimana a Firenze c'è un debutto che riguarda una coproduzione, credo, del Teatro Stabile, che noi vedremo il prossimo anno, no? Esatto, sì, okay. Sì, sì. E poi, insomma, nell'ambiente circola già il titolo che aprirà la prossima stagione. Siccome lo farei io, se vuoi dare tu giusto un minimo indizio, un minimo indizio e siamo convinti che nessuno brontolerà per questo titolo. Quindi quest'anno è semplicissima, per dire la verità. Diciamo così. Comunque abbiamo ancora tanti spettacoli di prosa prima di chiudere la stagione, perché abbiamo annunciato lo spettacolo finale che il 18 maggio appunto sancirà la chiusura della stagione indoor del Rossetti, ma abbiamo Ezra in gabbia con Mariano Rigillo. La prossima settimana. Sì, esatto, tra qualche giorno. E abbiamo magnifica presenza di Ozpetek, che è molto atteso, fra l'altro. Sì, sì, molto sì, c'è curiosità sicuramente. Poi c'è anche Tosca d'Aquino, che a me piace, sì. Quindi è piacevolissimo. Abbiamo tutta una serie di altri spettacoli, poi anche serate uniche, e riteniamo insomma che possa essere un bellissimo finale di stagione. Prima lo ha segnalato, lo ha ricordato anche Rossana Poletti, mi accodo, insomma, non devo dire. Dobbiamo ricordare, lo facciamo sempre volentieri perché di sì, che dietro a quello che si vede sul palcoscenico c'è un lavoro notevole che riguarda i tecnici, che riguarda tutti i reparti che non si vedono, il reparto amministrativo, l'ufficio stampa, quindi insomma, voglio dire, sì, dobbiamo sottolineare anche il lavoro di chi prende l'applauso per interposta persona. Ecco, assolutamente, sì, c'è un grande lavoro per professionisti eccellenti, ci sono spesso tentativi di furto dei nostri dirigenti da parte di altri teatri, ma insomma... Stanno bene qua, stanno bene a Rossetti e speriamo che si continui così. Come si dice, hic manebimus optime. Allora, io ringrazio Francesco Grambassi, che è il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, per essere stato con noi. Grazie a voi. Ricordatevi ancora questi
scampoli importanti di stagione. Quindi poi il 10 maggio vi racconteremo che cosa succederà quest'estate al castello di Miramare, e poi ormai insomma diamolo per acquisito l'appuntamento di fine giugno per conoscere nel dettaglio la stagione 2024-2025. Noi ci fermiamo per questa puntata, ci vediamo la prossima settimana a partire da martedì per un'altra settimana di Trieste in diretta. Grazie ancora Granbassi, buona serata a tutti e arrivederci. Grazie.